Bella a tutti raga dall'Abuzz Rosso Nero e bentornati in questo nuovo video. Raga, oggi andremo ad affrontare due discorsi. Il primo è lo staff di Ralf Ragnick che vorrebbe dei collaboratori italiani e dei collaboratori tedeschi, e l'altro è il possibile ritorno molto concreto di Thiago Silva, una notizia veramente spettacolare e molto molto importante. Detto questo ragazzi, vi ringrazio per l'enorme supporto, stiamo raggiungendo al più presto gli 800 iscritti, mi raccomando, continuiamo così. Abbiamo già superato i 780, grazie mille. Attivate la campanellina per non perdervi nessun video e lasciate un like di supporto, mi raccomando, e condividetelo in rete. Detto questo, ragazzi, seguite come al solito le page che vi lascio qua in descrizione: Fanta.mania, SpaceJeffX, il mio grafico, e la caccia Vitcrew composta da me, il Diavolo Veste Milan, Niccolo Crespi e Marietto Milanista. Da oggi parte una nuova sponsorizzazione, mi raccomando, seguite Sport24 Europa Official, perché è veramente una page molto molto competente. Vi lascio anche di questa page il link in descrizione, ovviamente su Instagram. Detto questo, ragazzi, partiamo subito con il video. Allora, come tutti sappiamo, Ragnik vorrebbe lavorare nelle migliori condizioni quando approderà nel nostro Milan, cosa ormai quasi fatta. Vorrebbe avere il suo staff personalizzato per permettergli di lavorare meglio con persone comunque competenti e fidate, sia dal punto di vista manageriale ma anche d'esperienza, che lo possono guidare nell'inserimento nel nostro calcio, che di sicuro non sarà facile. Sappiamo tutti che molti allenatori o comunque dirigenti stranieri fanno fatica ad ambientarsi subito in Italia per la differenza del calcio giocato e la differenza comunque in società. Ragnik vorrebbe 8 collaboratori dalle indiscrezioni, alcuni dei quali sono già Milanello, perché vorrebbe comunque non rivoluzionare lo staff, vorrebbe ovviamente portare alcuni collaboratori dal gruppo Red Bull, in particolare all'Lipsia e allo Schalke, come tutti sappiamo, Paul Mitchell, il suo braccio destro per molto molto tempo. Paul Mitchell, che è un grande scouting, si trova pienamente d'accordo con le idee di calcio di Ragnik e potrebbero lavorare in sintonia. Di sicuro, quello che è certo, che Ragnik terrà Moncada e Halmstad, perché Moncada sta facendo un lavoro eccezionale nello scouting ed è un esperto del settore, come vi ho detto negli scorsi video, e Halmstad stessa cosa, appena arrivato da un anno facciamolo lavorare, che secondo me otterremo ottimi risultati, che sono apprezzati anche molto da Ralf Ragnik. Invece, per quanto riguarda le altre persone, sappiamo tutti che Massara quasi sicuramente saluterà dopo un anno, perché diciamocelo, Massara, sincero, io non ho mai visto fare una dichiarazione, sempre zitto col muso, cioè ragazzi, Massara è inesistente in società, non serve a niente. Mi dispiace, ma potrebbe andare via. Mentre Paolo Maldini è ancora un po' in bilico, è un po' in incognita, bisognerà vedere. Come vi ho detto ieri nel video legato ad Arnaud, se rimarrà Paolo Maldini sarà un altro indizio per cui il compratore francese potrebbe avvicinarsi al Milan fra un anno e mezzo. Comunque Massara si parla di un suo ritorno alla Roma, società del suo passato, vedremo cosa succederà. Fatto sta che io Massara lo voglio fuori da questo club perché non ha fatto niente, ragazzi, non ha fatto niente. Allora, Ragnik vorrebbe anche un manager di grande esperienza e soprattutto collaboratori italiani, per non far perdere comunque la visione italiana del Milan. Si è pensato a un ritorno di Alidor Braida. Come vi ho detto ieri, Alidor Braida si collega al discorso Arnaud, stessa cosa per Paolo Maldini. Alidor Braida, che è uno storico direttore del Milan, sappiamo tutti che Alidor Braida sta facendo da intermediario nella trattativa tra il Milan e Arnaud. E un suo approdo a Milanello quest'estate significherà che Arnaud si avvicinerà. E Paolo Maldini stessa cosa, se rimarrà in società, io penso che Maldini e Braida, se diciamo quest'estate arriverà Braida e rimarrà Maldini, Arnaud secondo me comprerà, ragazzi, io la penso così. Comunque non parliamo di Arnaud oggi. Invece, come possibile direttore sportivo, si parla di Daniele Bonera. Daniele Bonera che sta terminando il suo corso a Coverciano di specializzazione, è apprezzato da tutto l'ambiente perché comunque è una persona carismatica. Diciamo che un ex calciatore del Milan non ha fatto grandi risultati in campo, però Bonera conosce bene l'ambiente, è apprezzato da molti giocatori, da tutto l'ambiente Milan, e potrebbe rappresentare comunque la continuità del progetto a Milanello. Quindi Ragnik vorrebbe Paul Mitchell come suo braccio destro storico, vorrebbe tenere in società Moncada e Halmstad, due grandi scouting, e vorrebbe portarsi dietro due persone, comunque una d'esperienza, che è Alidor Braida, e un'altra che rappresenta il mondo Milano a pieno come Daniele Bonera. Invece Maldini sarà un po' un'incognita, vedremo. Passiamo al discorso Thiago Silva. Allora ragazzi, molte testate giornalistiche ieri hanno riportato questa notizia. Sembrerebbe che Thiago Silva vorrebbe tornare in Italia e soprattutto nel nostro Milan, suo club 8 anni fa.
Io avevo fatto un video circa un mese fa dove dicevo che Thiago Silva aveva rotto con il PSG, aveva rotto con Leonardo, perché dopo la conquista del campionato del Paris Saint-Germain, diciamo che Leonardo ha dichiarato che Thiago Silva poteva anche andare via e il suo contratto non sarebbe rinnovato. Quindi, di conseguenza, Leonardo e Thiago Silva, diciamo che hanno avuto un po' una rottura. Ieri molte testate giornalistiche hanno riportato che, appunto, che Thiago Silva vorrebbe tornare al Milan ed è un'ipotesi molto ma molto concreta. Thiago Silva spererebbe e sognerebbe di chiudere la carriera al Milan. Thiago va in scadenza in questo giugno 2020 e secondo me è un'occasione d'oro, ragazzi, perché rappresenterebbe il difensore che conosce perfettamente il mondo Milan. È un difensore che andrebbe a completarsi perfettamente con Alessio Romagnoli, come vi dico sempre. Romagnoli ha bisogno di un difensore d'esperienza accanto, perché diciamo che in questi anni non ha avuto un centrale degno che insieme rappresentavano comunque un'ottima difesa. Ha avuto sempre compagni scarsi come Paletta, Zapata, Musacchio, Bonucci, che quando è arrivato ha fatto male. Quindi secondo me Romagnoli si meriterebbe questo tipo di giocatore. Thiago Silva, che comunque è un giocatore che in marcatura è fortissimo, è un giocatore con molta esperienza, forte anche tecnicamente come difensore, brasiliano, quindi secondo me si andrebbe a completare perfettamente con Romagnoli. Appunto, mi ripeto, è un'occasione d'oro, va in scadenza fra un mesetto, giugno 2020, 30 giugno. È un'occasione d'oro, ragazzi, non facciamocela scappare. Thiago Silva è ancora disposto, cioè, Thiago Silva ovviamente prende tanto di stipendio, però, purché di venire al Milan, sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio. Sappiamo tutti che Ragnik ha messo e Gazzidis ha messo questo paletto che gli ingaggi non devono superare i 2 milioni e mezzo barra 3 milioni, a parte qualche eccezione nella rosa, come può essere Donnarumma o comunque giocatori che arriveranno magari. Ragnik ha dichiarato anche che lui, circa un mese fa, vorrebbe anche uno o due giocatori di esperienza al Milan, oltre a tutta la campagna di acquisti che verranno acquistati per lo più giovani, vorrebbe anche uno o due giocatori di esperienza, che al Milan mancano. E io ve l'ho sempre detto, ragazzi, il Milan ha bisogno di esperienza se vogliamo crescere. E Thiago Silva potrebbe rappresentare il profilo ideale. Andremmo a pagarlo comunque solo l'ingaggio, che potrebbe abbassarsi, quindi secondo me è un acquisto ideale. Un altro punto a favore del Milan è che la famiglia vorrebbe tornare in Italia perché si è trovata bene 8 anni fa, quindi si trova bene a Milano e potrebbe spingere Thiago Silva a tornare al Milan. Quel che è certo è che Thiago Silva non rifiuterebbe la destinazione, anzi sarebbe molto contento di tornare nel nostro Milan. I ragazzi lo aspetto a braccia aperte perché è un giocatore che comunque mi fa tornare in mente i vecchi ricordi, lo scudetto, l'unico scudetto che ho vissuto. Veramente un giocatore eccezionale, anche una persona molto fantastica. Mi è dispiaciuto infatti quando nel 2012-2013 se n'è andato insieme a Ibra. Però ragazzi, io spero di vedere appunto Ibra e Thiago Silva ancora insieme in questo Milan, nonostante l'età, perché sono giocatori fenomenali e potrebbero far veramente al caso nostro. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere la vostra. Abbiamo parlato di Braida e Bonera che potrebbero approdare nello staff di Ragnik l'anno prossimo. Abbiamo parlato di Thiago Silva, che è un'ipotesi concreta che potrebbe tornare nel nostro Milan. Quindi, ragazzi, fatemi sapere la vostra. Lasciate un commento qui sotto. Mi raccomando, seguite le page qui in descrizione. Like, iscrizione, fallo se non ti sei ancora iscritto. Fai scrivere chi vuoi. Attiva la campanella per non perdervi nessun video. E detto questo, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Sempre Forza Milan, bella!